finta dell'igno. Incantesimi delle donne, 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 incantesimi delle donne. Vai a scondios. Che ci siano ancora in Libia sui confini con l'Etiopia, dove vivono uomini molto vecchi e molto saggi, stregonerie più misteriose di quelle delle maghe della Tessaglia, non posso dubitarne. È terribile, certo, pensare che gli incantesimi delle donne possano far scendere la luna in una custodia a specchio, o immergerla quando è piena in un secchio d'argento con stelle inzuppate, o friggerla come una medusa gialla di mare in una padella, mentre la notte della Tessaglia è nera e gli uomini che cambiano pelle sono liberi di vagare. Tutto questo è terribile, ma temerei di meno queste cose che incontrare ancora nel deserto color del sangue le imbalsamatrici libiche. Avevamo attraversato, mio fratello Ophelion ed io, i 9 cerchi di sabbie diverse che circondano l'Etiopia. Ci sono dune terrestri che in lontananza appaiono glauche come il mare o azzurre come i laghi. I pigmei non raggiungono queste distese. Li avevamo lasciati nelle grandi foreste oscure, dove il sole non penetra mai. E gli uomini color del rame che si nutrono di carne umana e si riconoscono l'un l'altro dal suono delle mascelle sono più lontani, al tramonto. Il deserto rosso in cui stavamo entrando nel nostro viaggio verso la Libia è in apparenza nudo di città e uomini. Camminammo 7 giorni e 7 notti. In questa contrada la notte è trasparente e blu, fresca e pericolosa per gli occhi, tanto che a volte questo chiarore blu notturno gonfia le pupille nell'arco di 6 ore e il malato non vede più sorgere il sole. Tale è la natura di questo male, che attacca solo chi dorme sulla sabbia e non si copre il volto. Ma chi cammina notte e giorno non ha nulla da temere, tranne la polvere bianca del deserto che irrita le palpebre sotto il sole. La sera dell'8° giorno vedemmo piccole cupole bianche sulla pianura color sangue, disposte in cerchio. E Ophelion ritenne utile esaminarle. La notte stava calando rapidamente, come è consuetudine nel paese libico, e quando ci avvicinammo l'oscurità era molto grande. Queste cupole emergevano da terra e all'inizio non potemmo riconoscervi alcuna apertura,
ma quando avemmo attraversato il cerchio che formavano, vedemmo che erano bucate con porte dell'altezza di un uomo di statura media e che erano tutte rivolte verso il centro del cerchio. L'apertura di quelle porte era buia, ma attraverso orifizi molto stretti trafitti attorno ad esse passavano raggi che marcano i nostri volti come lunghe dita rosse. Eravamo anche circondati da un odore che non conoscevamo e che sembrava mescolato di profumo e corruzione. Ophelion mi fermò e mi disse che c'era stato fatto segno da una di quelle cupole. Una donna che non potevamo vedere distintamente stava sotto la porta e ci invitava. Esitavo, ma Ophelion mi spinse verso di lei. L'ingresso era oscuro come la stanza rotonda sotto la cupola, e non appena fummo lì, quella che ci aveva chiamato scomparve. Sentimmo una voce sommessa che pronunciava parole barbare. Poi questa donna si trovò di nuovo davanti a noi portando una fumante lampada di argilla. La salutammo e lei ci diede il benvenuto nella nostra lingua greca, che parlava con accento libico. Ci mostrò letti di terracotta, ornati con figure di uomini nudi ed uccelli, e ci fece sedere. Poi, dicendo che stava andando a procurarci il pasto, sparì di nuovo. Senza che potessimo vedere alla debole luce della lampada posata a terra da dove stesse uscendo. Questa donna aveva una capigliatura nera e gli occhi scuri. Indossava una tunica di lino. Una cintura blu le sosteneva i seni e odorava di terra. La cena che ci servì in piatti d'argilla e coppe di vetro scuro era di pane in ghirlande, con fichi e pesce salato. Non c'era altra carne tranne cavallette candite. Quanto al vino, era rosa e pallido, apparentemente mescolato con acqua e di un sapore squisito. Mangiò con noi, ma non toccò né il pesce né le cavallette. E per tutto il tempo in cui mi trovai in questa cupola non la vidi mettersi carne in bocca. Si accontentava di un po' di pane e di frutta in conserva. La ragione di questa astinenza è senza dubbio in un disgusto che si comprenderà facilmente da questo racconto. E forse i profumi tra i quali viveva questa donna le toglievano il bisogno di cibo e la pagavano con le loro particelle sottili. Ci interrogò poco e noi osammo a malapena parlarle, perché i suoi modi sembravano strani. Dopo cena ci stendemmo sui nostri letti. Ci lasciò una lampada e ne preparò un'altra più piccola per se stessa. Poi ci lasciò e vidi che entrava nel sottosuolo da un'apertura all'estremità opposta della cupola. Ophelion sembrava riluttante a rispondere alle mie congetture e mi addormentai nel bel mezzo della notte con un sonno inquieto. Fui svegliato dal suono della lampada che crepitava, perché lo stoppino si era bruciato fino all'olio, e non vedevo più il mio fratello Ophelion accanto a me. Mi alzai e lo chiamai a bassa voce, ma non era più nella cupola. Allora uscii nella notte e mi sembrò di sentire sottoterra lamenti e grida di persone in lutto. Questa eco si spense rapidamente. Feci il giro delle cupole senza scoprire nulla, ma c'era una sorta di brivido, come un lavorio nel suolo, e in lontananza il richiamo triste del cane selvatico. Mi avvicinai a una delle aperture da cui sgorgavano i raggi rossi e riuscii a salire su una delle cupole per guardare dentro. Compresi allora la stranezza della contrada e della città delle cupole, perché il luogo che vidi illuminato da torce era disseminato di morti, e oltre a donne che piangevano in lutto, altre donne
si affrettavano con vasi e strumenti. Le vedevo fendere sul lato dei ventri freddi e tirare le budella gialle, marroni, verdi, blu, che immergevano in anfore, infilare attraverso i nasi dei volti un uncino d'argento, spezzare le delicate ossa della radice e riportare indietro il cervello con spatole, lavare i corpi con acque colorate, strofinarli con profumi di rodi, mirra e cannella, intrecciare i capelli, cancellare ciglia e sopracciglia con del colore, dipingere i denti e indurire le labbra, lucidare le unghie delle mani e le unghie dei piedi e circondarle con una linea d'oro. Quindi, essendo il ventre diventato piatto, l'ombelico cavo, al centro delle rughe circolari allungavano le dita dei morti, bianche e pieghettate, circondavano i loro polsi e le caviglie con anelli d'ambra, arrotolandoli pazientemente in lunghe fasce di lino. Tutte queste cupole erano apparentemente una città di imbalsamatrici, dove si portavano i morti delle città circostanti. E in alcune abitazioni il lavoro veniva eseguito sopra, ma in altre sottoterra. La vista di un corpo che teneva le labbra serrate, tra cui si metteva un rametto di mirto, così come le donne che non possono sorridere vogliono abituarsi a mostrare i denti, mi fece orrore. Mi decisi, non appena fosse venuto il giorno, di fuggire con Ophelion dalla città delle imbalsamatrici. E rientrando sotto la nostra cupola, sostituì lo stoppino nella lampada e lo accesi nel focolare sotto la volta. Ma Ophelion non era tornato. Andai in fondo alla stanza e rischiarai l'apertura della scala sotterranea. E dal basso sentii un rumore di baci. Così sorrisi, pensando che mio fratello stesse trascorrendo una notte d'amore con una manipolatrice di cadaveri. Ma non seppi cosa pensare, vedendo entrare sotto la cupola, attraverso un'apertura che dava senza dubbio in un corridoio di servizio all'interno del muro di cemento, la donna che ci ospitava. Si diresse verso le scale e ascoltò. Come avevo fatto io. Poi si voltò dalla mia parte e il suo volto mi fece paura. Le sue sopracciglia si toccarono e sembrò rientrare nel muro. Ricaddi in un sonno profondo. Al mattino Ophelion dormiva sul letto accanto al mio. Il suo viso era color di cenere. Lo scossi e lo esortai a partire. Mi guardò senza riconoscermi. La donna rientrò e mentre la interrogavo, lei parlò di un vento pestilenziale che aveva soffiato su mio fratello. Per tutto il giorno si rigirò sui fianchi, agitato dalla febbre, e la donna lo guardava con occhi fissi. Verso sera mosse le labbra e morì. Abbracciai le sue ginocchia gemendo e piansi fino alle 2 dopo la mezzanotte. Poi la mia anima prese il volo con i sogni. Il dolore di aver perso Ophelion mi turbò e mi fece risvegliare. Il suo corpo non era più accanto a me. Il suo corpo non era più accanto a me e la donna era scomparsa. Allora lanciai un grido e feci il giro della stanza, ma non riuscii a trovare le scale.
Uscii dalla cupola e dirigendomi verso il raggio rosso, applicai gli occhi all'apertura. Ecco quel che vidi. Il corpo di mio fratello Ophelion era disteso tra vasi e giare, e il suo cervello era stato estratto con il gancio e le spatole d'argento, e il suo ventre era aperto. Le sue unghie erano già dorate, la sua pelle strofinata con il catrame. Era tra due imbalsamatrici che si assomigliavano così stranamente che non riuscivo a distinguere quella che ci aveva accolti. Entrambe piangevano e si laceravano il volto e baciavano mio fratello Ophelion e lo serravano tra le loro braccia. E chiamai attraverso l'apertura della cupola e cercai l'ingresso di quella sala sotterranea e corsi verso le altre cupole, ma non ebbi alcuna risposta e vagai inutilmente nella notte trasparente e blu. E blu. E il mio pensiero fu che queste due imbalsamatrici fossero sorelle, maghe e gelose, e che avessero ucciso mio fratello Ophelion per tenere il suo bel corpo. Coprii la testa con il mantello e fuggii sconvolto. Da questa terra di sortilegi. Sortilegi. Rouge. Desert.